A meno di 10 giorni dal referendum sull'adesione all'Unione Europea, i mercati britannici accelerano la caduta man mano che i sondaggi assegnano al referendum Brexit sull'uscita del Regno Unito dall'Europa la vittoria. Secondo il rilevamento YouGov realizzato per The Times, il 46% dell'elettorato britannico sarebbe favorevole alla Brexit, contro un 39% a favore della permanenza nell'Unione, con un 11% di incerti. Il vantaggio quindi sarebbe di 7 punti per l'abbandono dell'Unione. È la prima volta che l'ipotesi dell'uscita supera formalmente quella di rimanere in Europa. Proprio in base a questi dati la sterlina è scivolata sul dollaro e sull'euro ai minimi negli ultimi 2 mesi e le borse continuano a perdere in attesa della possibile decisione della Federal Reserve americana sul rialzo dei tassi. Ieri hanno bruciato 130 miliardi di euro e anche gli allibratori, che finora hanno dato per certa l'ipotesi Remain, cominciano a ridurre le quote. Gli analisti della Citi si sono adeguati. La società di analisi Berenberg ha precisato che un'eventuale nuova caduta di Remain nei sondaggi telefonici ci porterebbe a credere che il rischio Brexit sia concreto. Di sicuro non era questo il quadro che il premier David Cameron sperava di scorgere all'avvio del rush finale verso il voto del 23 giugno.